for our video tools of the day. Yes, oggi pensavo innanzitutto che 2 days ago I reached the 10.000 views on the channel, 10.000 total views. Pensate che 10.000 praticamente io ne ho fatte totali tra tutti e 485 video che ho, 83-84, 383-84, ma David Mr. Lynch praticamente ne fa circa 10.000 al giorno, quindi pensate un po' che abisso, soprattutto lui ha 342.000 iscritti in questo momento, io solo 27, figuratevi che abisso, ma del resto è David Lynch, insomma, che possiamo farci? Sì, però appunto già però comunque 10.000 totali per me è un bel risultato da tutti i video, insomma, non lo considero poco. Insomma, spero che questo dato, pur se tra virgolette insignificante, possa incentivare qualcun altro ad iscriversi, anche se, ripeto, questo per me è un canale che ha un ruolo secondario in questo momento, perché ancora, cioè, spero che da un lato diventi anche primario, ma lo vedo un po' impossibile, però il ruolo primario ce l'ha sempre il mio canale principale, tastiera per i numeri e per tutta un'altra serie di cose, quindi comunque questo serve ancora da rimando a quello, però comunque interessante in generale, comunque rispetto, cioè, per ciò che propongo, eccetera. Quindi mi raccomando, spero che qualcun altro si iscriva in base a questa notizia. Poi pensavo ai pezzi successivi che caricherò, pezzi tastiera successivi che caricherò sui canali tastiera. Sì, come ho già anticipato ieri, anche i giorni scorsi, dovrei proseguire con 3-4 pezzi, forse anche 5-6 in totale, di back, ma non so se ce la faccio a caricare oggi il successivo. Per cui non credo che ne parlo oggi, forse più domani. Forse vi dico di quale si tratta. Dovrebbe essere, anche se non sono completamente sicuro, la sonatina 106 dall'Actus Tragicus. Davvero un bel pezzo, lo consiglio vivamente, veramente molto bello, l'originale. Si chiama proprio sonatina BWV 106 from Actus Tragicus. Davvero un bel pezzo, lo consiglio, però non sono completamente sicuro se sia questo. Forse anche o questo, o la siciliana BWV 596, veramente bellissima anche quella, quell'altro pezzo. Comunque uno tra questi due dovrebbe essere, ma penso. Però comunque nel caso avete visto il preview, si tratta di uno di questi due pezzi. Comunque qui ribadisco solo che qui si tratta del mio tributo, un piccolo tributo a Johann Sebastian Bach per il suo compleanno, cioè che avrebbe fatto 337 anni se fosse stato ancora vivo. Avrebbe compiuto appunto il 31 marzo scorso, quindi questo è la mia terza parte, se non erro. Sì, la prima è stata Wirtszeggen, sono state le due arie, un video composto dalle due arie Wirtszeggen, Unsummit, Tranen Nieder, Der Barme Dick, dalla Passione secondo Matteo, metto link sempre in descrizione per chi volesse mai recuperare e fosse interessato, e poi la seconda parte è una toccata e fuga, la più nota, in re minore, ma la BWV 5 565, sì che è la più nota. Comunque appunto anche qui video completo, chi è interessato in descrizione. E quindi questa è la terza parte, anche se ci fu già una parte zero, che fu proprio una toccata e fuga improvvisata sulla toccata, però che conosco praticamente a memoria, proprio caricata proprio per il suo compleanno, anche se non ci misi veramente mano, quindi fu più improvvisata, non venne benissimo, infatti poi l'ho riproposta in forma completa più la fuga qualche giorno fa, come qualcuno sa, chi mi sa chi mi segue con costanza sui miei canali, anche quello tastiera. Quindi questa era la terza parte, questo piccolo, tra virgolette, piccolo grande tributo, poi dovrei proseguire appunto con la quarta, nei giorni successivi dovrebbe essere questa siciliana 596, comunque uno tra questi due pezzi, il terzo e il quarto, comunque poi vedremo, in base a quello che ho caricato poi lo potete capire, e poi se appunto con altri due o tre pezzi, credo, 3-4 pezzi appunto nei giorni successivi, vedremo, sì. Credo di aver detto tutto, nel caso venisse qualche altra cosa in mente, come sempre, aggiungo in descrizione. E grazie di again, a domani!